Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 136. Con questa videolettura andremo a vedere se in quest'estate 2022, che almeno a livello climatico si sta già aprendo, l'universo, il destino, il fato vorrà farti vivere tre momenti importanti per te. Tre momenti che, data la loro portata, il loro impatto sulla tua vita, potrebbero ben essere definiti doni. Ti ricordo però che il concetto di dono si lega a quella che è la nostra consapevolezza, quindi la nostra evoluzione interiore, ma anche il nostro grado di recettività a un certo tipo di energie. E quindi saranno tre doni che andremo a vedere se ci saranno e come saranno, che comunque ti sarai guadagnato, ti sarai guadagnata. Non saranno tre doni largiti così, senza un criterio ben preciso. Andremo a vedere infatti in quale campo della vita questi tre doni agiranno, in quale campo della vita le loro energie si concretizzeranno, in quello dell'amore, in quello del lavoro, in quello della crescita personale, oppure in quello del successo, o in un altro campo. Lo faremo con le nostre tre varianti. L'avventurina sarà la prima, il diaspro rosso sarà la seconda e infine il diaspro fasciato sarà la terza. Poi avremo i nostri mazzi, andremo a vedere le energie generali dell'estate con l'oracolo degli spiriti della natura. Quindi faremo la lettura vera e propria per i tre doni, quindi tre letture all'interno di ognuna delle varianti. E lo faremo con il Nefertari Tarot, un tarocco bellissimo a lamina dorata, molto bello e avvolgente energeticamente, che mi hai visto usare più volte. Infine, dopo la lettura del riassunto, che te la farà Cronos come sempre, andremo ad avere la nostra sentenza oracolare con l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom. Quindi un interattivo bello succoso, direi, bello pieno di contenuti. Mi auguro che ti piaccia. Prima di lanciare la sigla, voglio ricordarti che mancano un pugno di giorni alla fine del mese e quindi hai ancora pochissimi giorni per approfittare della straordinaria offerta della Lucerna di Cronos e quindi acquistare il corso di cartomanzia e divinazione ad un prezzo veramente vantaggioso. Puoi avere infatti il 20% di sconto, quindi spendere 200 euro invece di 250, ben 50 euro di sconto su un corso che era partito con un iter formato da 15 video e che invece è già diventato un corso di 20 video e sicuramente diventerà anche di 21, perché poi le cose da dire sono tante, i contenuti sono tanti, io ci tengo ad essere preciso, mi piace che gli studenti mi riconoscono il fatto che il corso è comunque bello denso di insegnamenti. Insomma, puoi approfittare dell'occasione di avere un corso bello, completo anche, ad un prezzo veramente vantaggioso, ma questo ancora per pochi giorni, termina domenica direbbe qualcuno. Bene, con questo ho chiuso la presentazione e quindi direi che si può passare all'interattivo, ovviamente prima sigla! Variante 1, avventurina. Vediamo un po' quale sarà l'energia generale dell'estate 2022 per te che hai scelto la variante 1 dell'avventurina. Quale sarà l'energia generale dell'estate 2022 per te che hai scelto la variante 1 dell'avventurina? Allora, l'agrifoglio, che bella carta. Allora, l'agrifoglio è una pianta, ci dice il mazzo dell'oracolo degli spiriti della natura, che brucia in fretta, quindi rilascia più calore rispetto a tutti gli altri tipi di legname. Il suo fuoco è ardente.
Diciamo che qua può far riferimento sia alla rabbia, quindi alla combattività che può esprimersi in atti bellicosi da parte di una persona, oppure magari semplicemente anche in quello che è un rancore o comunque un furore più che rancore, abbastanza ostentato, un'intensità di sentimento che può creare dei cambiamenti dinamici, delle improvvise decisioni in merito a situazioni che possono essere stagnanti. Decisioni anche che possono essere avvertiti dal circostante, in quanto sono quelle decisioni che cambiano completamente un assetto. Per esempio la classica coppia che dal giorno alla notte scoppia, uno dei due prende e se ne va. Quindi è una cosa tangibile, un cambiamento tangibile, dovuto alla tua decisione, al tuo furore. Ma è anche il calore improvviso dell'avventura, della sessualità, di quella che è la passione. Quindi la carta ci dice che la passione sarà al centro di questa estate e l'agrifoglio sprona ad agire e anche a riflettere su quello che è poi il frutto delle azioni, in particolare di quelle decisioni improvvise che sono ben rappresentate dalla pianta che brucia molto in fretta, che rilascia in fretta tutto, si consuma in fretta, ecco. Quindi magari sì, la decisione prendila ugualmente, ascolta il tuo intuito che è la cosa più giusta da fare, però prenditi anche la responsabilità delle conseguenze, ci dice la carta. Vediamo un po' questa estate 2022, questo improvviso e repentino cambiamento per te che hai scelto la variante A. Quali saranno i tre eventi principali per cui ricorderai l'estate del 2022? Quali saranno i tre eventi principali per cui ricorderai l'estate del 2022? Veniamo al primo. Il Fante di Coppe. Il Re di Denari. La Morte. Allora, il primo evento, e ti consiglio anche qui di ascoltarti, è proprio legato a un impeto di passione. Difficilmente un Fante di Coppe può rappresentare una proposta che esuli dal campo affettivo. È più facile proprio che rappresenti una nuova conoscenza, un qualcuno che improvvisamente ci colpisce per la sua avvenenza, oppure magari per le sue qualità caratteriali, oppure per i modi di fare, o magari per il suo modo di parlare, un qualcuno che rapisce un pochino la nostra interiorità e quindi che ci seduce. È anche interessante notare come a livello temporale il Fante di Coppe rappresenti più il passaggio estate-autunno e il Re di Denari rappresenti nella sua accezione meno forte, quindi quella che convenzionalmente si chiama caduta, più o meno lo stesso periodo. Quindi questo evento potrebbe accadere verso la fine dell'estate. Ora, c'è un Re di Denari, quindi è possibile che nella tua vita ci sia già qualcuno di fisso. Se così non fosse, è comunque una situazione fissa. Magari sei single da tanto tempo e questo Re di Denari mi va a rappresentare il fatto che con un Fante di Coppe che ti propone, ti porta un po' una coppa, come è rappresentata qui nella carta, anche se lui non ce l'ha in mano, però un Fante che ti porta appunto una coppa, che ti offre una coppa, metaforicamente non è detto che ti si dichiari una persona, ma magari una conoscenza verso la quale senti un particolare trasporto, scegli di darti una possibilità di uscire un po' da questo tuo guscio di eventi abbastanza controllato. Se sei in coppia è possibile invece che questo cambiamento riguardi proprio un rilasciare un qualcuno di precedente. Non è detto che qui si vada a far scoppiare una coppia, può essere semplicemente una cosa temporanea con questo Fante di Coppe, però lo vedo molto preponderante, soprattutto anche abbastanza per suo significato in continuità con quella che era la carta dell'agrifoglio, quindi
la passione, il furore che ci arriva e ci spinge a fare anche delle scelte improvvise. Vediamo un pochino il secondo dono di questa estate. E anche in questo caso il re di denari mi fa pensare, come diceva la carta, un po' a valutare anche le conseguenze. Vediamo un pochino quale sarà il secondo dono di questa estate. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina. L'imperatore. La ruota. E il 9 di denari. Allora, questo è un dono a metà, diciamo. Allora, in questo caso si parla di una situazione dove sei invitato, dove sei invitata a cercare di capire quanto e come stai appoggiandoti su quelle che possono essere le sicurezze altrui. È vero che magari uno mi può dire, ma guarda, ma io lavoro, mi mantengo, non ho bisogno di... Non vuol dire solo questo, può anche voler dire il dipendere da qualcuno emotivamente, così come il dipendere magari dai genitori, o magari dipendere da una particolare situazione. È vero, la carta di denari, il 9, fa riferimento proprio, ti esce come consiglio, a quelle che sono le situazioni in cui si parla proprio di ambito economico, però la lettura è sempre bene espanderla un pochino nei significati. In questo caso il destino ti porta a un cambiamento, quindi noi dobbiamo vedere questa ruota che si inserisce in una situazione di sicurezza e ti fa mettere un po' in discussione quelle che sono le tue colonne o quelle persone o quelle situazioni sulle quali ti sei un po' adagiato o adagiata. Tu mi dirai, ma che dono è questo? È il dono di farti riscoprire la tua natura di imperatore. Forse tu hai volontariamente o meno permesso che altre persone si curassero, fra virgolette, di parte della tua vita e in cambio magari sei stato accondiscente su alcuni comportamenti. Quindi hai creato un pochino una situazione magari anche lieve, di dipendenza. In alcuni casi potresti averla creata più grave, come quei rapporti che non riusciamo a terminare e che però ci fanno soffrire, oppure magari quei matrimoni di interesse, ma non credo che per tutti sia così. So che la mia utenza è un'utenza meravigliosa, siete tutti stupendi, quindi non credo che nessuno di voi faccia cose del genere. Però ecco, così facendo forse... Quindi appoggiandoti troppo su quell'amico, su quell'idea, su quell'amica, su quel rapporto finito, su quella... È come se delegassi parte delle responsabilità e quindi anche dei meriti ad altre persone, ad altre situazioni, se proiettassi responsabilità e meriti all'esterno. La ruota in avverso, come ti esce, e il 9 di denari come consiglio possono in particolare far riferimento proprio all'ambito delle finanze. Forse è una spesa improvvisa, forse è un dover rinunciare a un beneficio anche economico. Ma qual è il dono che ti viene fatto? È quello di riscoprire la tua natura di imperatore, quindi la tua sicurezza, di rivendicare la tua sicurezza e la tua indipendenza da una situazione che, sì, magari ti ha dato tanto, ma ti ha anche tolto tanto in cambio. Quindi qua tu vieni a riprendere possesso di una condizione di libertà e forse nel caso delle coppie potrebbe legarsi anche alla precedente. Magari un nuovo incontro, una nuova situazione ti sdogana da un rapporto che magari ti dà sicurezza perché ormai è un rapporto canonizzato, ma non ti dà più niente perché qua c'è una ruota. La carta ti invita ad essere prudente. Il 9 di denari è una carta di prudenza, di risparmio, di assicurazione, ma ti invita anche a rivendicare il tuo orgoglio. Quanto stai cedendo del tuo orgoglio ad una situazione che sì, ti dà una gabbia, magari una gabbia dorata, allegorica, metaforica oppure fisica,
ma però pur sempre una gabbia. Il dono della libertà è in queste carte. Ed è un bel dono, credimi. È anche uno di quei doni che ci costringe a mettere in gioco tante nostre sovrastrutture, eh? Però comunque alla fine è un dono molto bello. Potrebbe essere anche uno sdoganarsi, come ti dicevo, dalla sicurezza di un qualcuno che tornerà dal passato, i classici ritorni che si aspettano, le classiche storie che non si sono dimenticate e che magari ci tormentano dentro. Beh, potresti anche scegliere finalmente di sdoganarti. Alla fine, vedi, quando aspetti un ritorno in maniera ossessiva, quando sei sicuro che tornerai o sicura che tornerai da una persona, fondamentalmente stai cadendo in un'energia di dipendenza. E quindi potresti anche scegliere di allontanarti da questa dipendenza, perché comunque l'idea che un qualcuno tanto prima o poi torna, o tanto prima o poi lo ribecco o la ribecco, è sempre una ricerca di una sicurezza. E quindi in realtà ti fa impiegare un sacco di energie in un qualcosa di cui sei sicuro, sei sicura, ma che in realtà ti sta solo succhiando energie. Quindi ti sdoganerai da quest'idea. Quale sarà il prezzo? Quella di abbandonare una sicurezza. Però credimi, è un dono, è il dono della libertà e soprattutto del ritrovare la tua vera natura di imperatore, sia tu uomo o donna. Vediamo infine il terzo dono che ti farà l'estate del 2022. Ricordati che per ogni dono è raro che arrivi un dono senza dover comunque apprendere un qualcosa e quindi magari rilasciare, spesso in maniera minore, un qualcosa, se no non sarebbe un dono. Però in generale rilasciare un atteggiamento caratteriale o mentale può esserci richiesto. Vediamo un po' il terzo dono dell'estate 2022. Allora, il 7 di bastoni, l'appeso, la luna. In questo caso il dono è la quiete. Torna un po' il concetto di rilasciare un qualcosa. L'appeso è un ritrovato punto di vista su un qualcosa che comporta appunto il sacrificio di una parte di noi che ormai non ci serve più. Ma potrebbe essere anche un qualcosa che è fermo da tempo. Il 7 di bastoni è la volontà, ma anche il decidere di farsi ascoltare da qualcuno o di ascoltarsi. Quindi di darsi l'opportunità di raccontarsi come vogliamo noi, e questa è diretta conseguenza. Se nel primo avevo un po' di, nel secondo avevo un po' di dubbi, qua invece è sicuro, è diretta conseguenza del secondo. E anche di ritornare un po' alle origini di quelle che possano essere le nostre frustrazioni momentanee. Qui potrebbe effettivamente esserci il cercare di spiegarsi con qualcuno che è rimasto nel passato. Non voglio sempre buttarla sull'amore, però effettivamente potrebbe starci. Anche perché la luna è una carta di autoanalisi in questa posizione come consiglio, ma in altri casi potrebbe, voglio darti anche questo, essere una rivelazione di un qualcosa che è stato detto su di te. E l'appeso, che è un custode di un segreto anche, può essere colui che questo segreto te lo rivela. Quindi una nuova presa di coscienza, un nuovo modo di vedere una situazione del passato o comunque una situazione che al momento è stagnante, ferma, ti potrà fare delle rivelazioni in merito a quello che è l'approccio più giusto per far rivendicare le tue ragioni. Quindi poniamo l'esempio che ci sia un lavoro, una causa, un contratto, una compravendita o un'eredità, un documento, una testimonianza, una persona che
rilascia una dichiarazione, rilascia un segreto, una comunicazione, una telefonata, una chiamata, una mail, che sulle prime può anche metterti un po' sull'allerta, in realtà poi ti fa ritornare a capire le tue ragioni e ti fa fare una profonda autoanalisi in virtù di arrivare allo sblocco di un qualcosa che ritenevi giusto doversi sbloccare. Quindi appunto se hai compravendite, cause, contratti, progetti fermi, qua si va a sbloccare grazie ad una telefonata che, o a una mail, una rivelazione, una parola che sulle prime potrebbe non piacerti. Però in realtà alla fine lo sblocco c'è, lo sblocco di un qualcosa cui tieni particolarmente. Può essere anche, io ce lo vedo parecchio, il litigio con un qualcuno che è stato fermato, è stato lasciato nel passato. Anche perché la luna mi può far riferimento anche al rimpianto di un qualcuno del passato. Non si tratta necessariamente d'amore, può essere anche un qualcuno con cui semplicemente hai preso le distanze, eh? La luna, fra l'altro, può essere anche, così come l'ha appeso, un invito a viaggiare oltre le nostre convinzioni, perché qui mi esce sul lato del consiglio, mentre l'ha appeso mi esce sul lato dell'avverso. In altri casi può essere invece proprio un riuscire ad arginare un qualcosa che ti viene detto contro, quindi un qualcosa che magari può ledere una tua idea, un tuo progetto, una tua ambizione o la tua reputazione. È sempre comunque il 7 di bastoni una carta di difesa. E sarà un'estate molto focosa, è un po' come l'agrifoglio, il 7 di bastoni, quindi una carta che ti dice ok, impugno la mia arma e mi difendo da quella che può essere appunto una situazione un pochetto insidiosa. Quindi le tre opzioni sono queste: lo sblocco di un qualcosa che però ti crea sulle prime un certo malessere, un certo malumore, ecco. Il riuscire ad arginare una potenziale fonte di malumore, quindi una luna in appeso, o il riuscire a chiarire, ed è quella che ci vedo di più, perché la luna come consiglio la vedo molto come carta di memoria, ma non è detto che sia così, è quella che ci vedo di più io, a chiarire le tue ragioni con un qualcuno che hai bloccato nel passato. Bloccato non vuol dire che l'hai bloccato o bloccata sui social, puoi anche averlo fatto, ma bloccato vuol dire che l'hai lasciato o lasciata nel passato. Quindi comunque è riuscire ad arginare o a sanare una situazione che potenzialmente per te rappresenta una seccatura. Anche se fosse il far pace con qualcuno del passato, è comunque qualcosa che ti tiene un attimino sul chi vive costantemente. E quindi questo sviluppo è quello che vedo più probabile. Poi niente vieta che ci siano anche gli altri due. Quindi questo mi porta a pensare che anche in questo caso sia un po' il frutto della scelta precedente, quindi di rivendicare la propria libertà anche di parlare in merito a una situazione dove magari ci è stato anche impedito di parlare. Il classico ex o la classica ex che se ne vanno di punto in bianco, lasciandoci un po' a fare autoanalisi, oppure magari la classica persona che improvvisamente il giorno prima eravamo amici eccetera eccetera, il giorno dopo mi picchia nella macchina perché l'ho messa male e mi fa causa perché dice che è colpa mia e da lì nasce uno sproloquio. Ecco, ti vedo in grado di sanare una situazione che comunque alla fine ti è rimasta un po' come un osso in gola. Ed è un dono importante anche questo, perché lo fai comunque con quella che è una autoanalisi. Quindi scegli consapevolmente. Vediamo l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom cosa vuol consigliarti per questa estate 2022. Questo è il riassunto della variante numero 1. Grinta ed energia saranno al centro della tua estate, prenderai molte decisioni improvvise
sull'onda di un'energia che ti spinge a rinnovarti in molti campi. Il primo dono, un nuovo incontro, metterà in discussione molte sovrastrutture, anche per le coppie già consolidate, non solo per i single. In particolare per questi ultimi, il nuovo incontro porterà passione o riuscirà a scardinare quelle insicurezze o dipendenze legate a situazioni precedenti. Per molti l'incontro avverrà intorno alla fine dell'estate. Il secondo dono, rilascerai molte aspettative che ti danno sicurezza, ma allo stesso tempo sono vincolanti, in particolare in ambito economico o lavorativo. In alcuni casi la trasformazione nasce anche a seguito di una spesa improvvisa, che però avvia in te un processo di liberazione da vincoli precedenti. Il terzo dono è un ritorno alle origini di ciò che sei davvero. Ti permetterà di appianare un conflitto del passato non necessariamente legato alla sfera dell'amore. Guadagnerai una nuova visione e, per alcuni, ci saranno anche rivelazioni su qualcosa che non è stato detto in passato. In alcuni casi proprio questa rivelazione potrebbe essere potenzialmente nociva per te, ma riuscirai ad arginare eventuali problemi. Sarà un'estate nella quale ritroverai il senso della tua libertà. Regalo di speranza. Allora, vedi, la storia è quella di Pandora, lo vedi scritto quassù. Regalo di speranza, dice la carta. Nei miei appunti ho scritto dono di speranza di sopravvivere al disastro dell'anima. Non deve spaventarti. Però poi ho scritto anche necessità di attingere alle nostre risorse interiori. Fede, necessità di non perdere la speranza. Una tua improvvisa decisione quest'estate ti restituirà la libertà e ti metterà in pace col passato. A restituirti la tua completa libertà potrebbe concorrere l'arrivo di un qualcuno esterno. Regalo di speranza, ti dice la carta. Come le collochiamo insieme queste cose, questi tasselli di questo mosaico? Beh, in un modo molto semplice. È un'estate nella quale potrai consapevolmente scegliere come orientare il tuo destino. Un lavoro che non ti serve più, un rapporto che ti dava certezza ma che non ti serve più. Arriva un virus, un elemento estraneo, ti porta la paura, ti porta il crollo ideale di quello che c'è intorno a te. Un po' come il vaso di Pandora, quando lo apri escono tutti i demoni del mondo. Ma in fondo c'è la speranza. Ed è in fondo a te che c'è la speranza. Per questo le carte continuano a dire ascoltati, 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 ascoltati. Perché tu in realtà lo sai che prima o poi questa situazione evolverà, cambierà, che la ruota girerà. Anche se, come abbiamo visto nella variante 2, dovesse costarti in termini economici o energetici troppo alti. Veramente vuoi sacrificare la tua libertà di scegliere un destino per te? Per un pugno di dollari, come diceva un grande film, o per un pugno di sicurezza in più, proiettata su una dimensione che però ti appartiene, senti tua soltanto in parte? Quest'estate sceglierai la tua libertà. Ed è un dono bellissimo. E tutti e tre i doni, gira e rigira, andavano a parlare di questo. Bene, io con questo chiudo la prima variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva. Passo alla variante 2. Variante 2 di Aspro Rosso. Vediamo un po' con l'oracolo degli spiriti della natura quale sarà l'energia generale di questa estate 2022 per te che hai scelto la variante 2 del diaspro rosso. Quale sarà l'energia generale di questa estate 2022 per te che hai scelto la variante 2 del diaspro rosso?
Ok, vediamo un po'. Allora, il faggio è una carta che va a parlare della presa di coscienza che una situazione c'è ignota, oppure magari un potenziale c'è ignoto, e quindi ci invita a prenderne coscienza e a tuffarsi nell'ignoto. In questo senso la carta mi può parlare di un'estate estremamente dinamica, un'estate da ricordare per numero di conoscenze o magari perché c'è una conoscenza importante, ma anche per quella che è una ritrovata consapevolezza, quindi un decidere improvvisamente di prendere un po' in mano le redini di tutto e quindi senza magari più dipendere da altri, un po' come era già uscito nella versione 1, riuscire a rinnovare completamente la propria vita come vogliamo noi. È comunque una carta che in generale invita ad abbattere tante sovrastrutture, però ti dice di farlo con quella che è poi alla fine una leggerezza di fondo, perché il passaggio, l'attraversamento della soglia, dice il manuale, da una condizione a un'altra, quindi da quella di persona che in questo momento magari può avere tanti dubbi intorno a una o più situazioni della sua vita, lavoro, amore, eccetera, a quella che è una situazione invece di piena consapevolezza, nonostante il manualetto parli di un varcare una soglia, è comunque qualcosa che deve avvenire con leggerezza, con consapevolezza anche, quindi deve essere fatto senza troppi pesi, quindi la dinamicità mentale che posso vedere poi in un ampio numero di relazioni che poi esistono già o che poi siano nuove, comunque quindi conoscenze, amicizie, eccetera, e comunque quello che è un concedersi anche delle uscite, dei momenti per sé, insomma un'estate molto dinamica, può aiutarti a maturare appunto questa consapevolezza per decidere poi come ripartire alla fine di questa estate, essendo magari più centrato, più centrata, meno di te e meno preda di dubbi su quello che è il domani. Quindi come carta, come messaggio è estremamente positivo, direi. Andiamo a vedere in dettaglio i tre doni che ti farà l'estate del 2022. Quali saranno i tre eventi principali che l'estate 2022 farà per te che hai scelto la variante 2 del diaspro rosso? Quale sarà il primo dei tre eventi principali che caratterizzeranno l'estate del 2022 per te che hai scelto il diaspro rosso? Allora, il matto, il 10 di denari e la regina di denari. Allora, qui in prima istanza si parla di quella che può essere una situazione familiare, che può voler dire familiare tua se sei in coppia o familiare in generica, quindi la tua famiglia di origine se non sei in coppia. Ora, qui potrebbe essere un riuscire a recuperare un rapporto familiare o a recuperare un qualcosa, quindi anche un qualcosa di fisico, perché il 10 di denari è una carta di eredità che appartiene alla famiglia, quindi qua c'è proprio un recuperare una sorta di dimensione familiare. Anche la regina di denari può avere una vaga idea di famiglia, in quanto laddove può essere una carta di che rappresenta una donna particolarmente assertiva o particolarmente magari anche un po' con un carattere non facilissimo, dall'altra parte mi rappresenta anche un po' quelle che sono poi le istituzioni che questa collettività la vanno a gestire, quindi borse, quindi stato, quindi scuole, quindi ospedali, quindi tribunali, quindi tutte, ma anche istituzioni, fondazioni in generale, quindi tutto ciò che può essere la gestione del denaro o delle energie, quindi per estensione anche trattandosi di un ospedale, per esempio, della sanità. Ora, se mi esce come consiglio, mi va a parlare proprio dello sblocco o dell'intervento di un qualcuno che ha il potere
che non è necessariamente un'istituzione, può essere anche un genitore, di decidere intorno ad un qualcosa che riguarda la nostra storia familiare. In alcuni casi possono essere anche l'avvio di lavori di ampliamento a cui si teneva, quindi una sistemazione che ci va a migliorare l'esistenza perché magari ampliamo la casa, perché magari o magari compriamo una nuova casa. E comunque è in riferimento al miglioramento della casa, di quelle che sono le relazioni o la casa fisica. E c'è un sensibile miglioramento, perché il 10 denari è una carta di, appunto, gestione di quelle che sono le risorse, così come la regina di denari. C'è quindi una grande continuità fra le due carte. Però, come vedi, queste carte non sembrano dialogare con la carta che ti rappresenta. Quindi in alcuni casi posso spingermi a pensare anche che qui ci sia una gestione del concetto di famiglia, della famiglia in generale, o della casa, che riguarda però un distacco. Quindi magari un riuscire a sdoganarsi un po' da quella che è la propria dimensione familiare, magari trasferendosi, magari andando a vivere da soli se stai vivendo in famiglia, oppure appunto ampliando la casa, creando due diverse unità abitative in modo da poter poi avere tu una tua indipendenza, questo ovviamente se stai in famiglia. È comunque un qualcosa inerente alla casa, il nuovo inizio del matto è in potenza, è quello che può ribaltarti completamente la vita. Il faggio ci parlava di varcare la soglia, mai come in questo caso ci sta col discorso casa, quindi varcare la soglia di una abitazione completamente rinnovata o completamente restaurata. Ma attenzione, per casa e per famiglia si intendono anche quelle dimensioni lavorative nelle quali si passa più tempo, e oggi purtroppo è una realtà molto forte, perché oggi si tende ad avere un orario abbastanza espanso a livello lavorativo. Quindi in alcuni casi potrebbe riguardare anche questo. Potrebbe riguardare la gestione della tua attività lavorativa che improvvisamente decidi di prendere in mano, quindi di metterti in proprio. O se già in proprio ci sei, potrebbe essere un ampliamento della tua attività. L'ampliamento possiamo intenderlo anche in maniera virtuale, perché il matto fondamentalmente potrebbe sognare questo e potrebbe mancare di quelli che sono magari le risorse. Quindi l'ampliamento potrebbe essere un aprirsi di più al mondo di internet, un e-store, un negozio virtuale, via. Quindi è comunque un rinnovamento nella tua dimensione abitativa o nella dimensione in cui risiedi di più, o nei rapporti familiari, ma che comunque alla fine ti va a creare una sorta di indipendenza, che era poi anche il messaggio della carta del molto simile. Il varcare questa soglia, un po' l'abbattere, un po' queste sovrastrutture che sì, magari ti danno anche molto, però in realtà tu stai già proiettandoti verso una dimensione di autonomia molto più forte. Questo è il primo dono che ti fanno. Vediamo un po' il secondo dell'estate del 2022. Può essere anche comunque la precedente, uno sblocco di fondi per un restauro, per carità. Vediamo un po' il secondo dono che l'estate del 2022 ti farà. Allora, il cavallo di spade, il 4 di spade e il 3 di bastoni. Allora, qui c'è anche in questo caso un qualcosa che arriva improvvisamente, un cavallo di spade, ma può essere anche la tua voglia di riuscire ad appianare un qualcosa, un diverbio come un problema. Ci vedo molto più un problema, e secondo me potrebbe anche legarsi un po' alla precedente. Il 3 di bastoni è il perfezionismo, il dettaglio, il ritocco, il non essere mai pronti e quindi ritardare le situazioni.
ma è anche una vittoria legale. Però qua ti esce come consiglio, è chiaro che ti consiglia di vincere. Qua dobbiamo vederci più un discorso di ritardi su una situazione che devi appianare. Può essere anche semplicemente magari l'urgenza di trovare una soluzione a quella che può essere di nuovo una dimensione abitativa, perché comunque il 4 di spade è una carta di rilascio, di relax, quindi posso anche vederci un qualcosa che in questo momento ti preme trovare una soluzione con questo cavaliere di spade a quello che può essere magari una scadenza di un contratto. E quindi ti stai cominciando a guardare intorno per trovare un contratto di lavoro, un contratto d'affitto, ti stai trovando a cercare soluzioni a quelle che sono un po' le tue necessità del momento. Sia che tu stia aspettando la risoluzione di un contratto di affitto, di lavoro o la vittoria di una causa o qualsiasi altra sia la tua istanza, questo 3 di bastoni mi parla anche dell'aiuto importante che puoi trovare tramite una persona o un gruppo di persone, quindi anche un'associazione o quella che può essere magari una realtà lavorativa, quindi se stai per esempio affrontando una causa legale, uno studio associato per dire, che ti può dare una indicazione preziosa. Anche in questo caso la cosa si paleserà improvvisamente, perché tu qua avrai necessità di sistemare questa urgenza e con questo 4 di spade ti sentirai abbastanza disorientato, disorientata, o magari ti senti già disorientato, disorientata. Però qui ti dice, è in arrivo per te comunque un aiuto, un sostegno, un consiglio che ti permette di dare una svolta a questa situazione. Anche perché il cavallo di spade è tendenzialmente un difensore di chi è in una parte di svantaggio, di chi è in una condizione di svantaggio. Quindi di conseguenza ci va a parlare di una situazione che ti fa sentire un po' in una condizione di svantaggio, che ti pesa o che ti peserà. Ecco, il consiglio disinteressato, o magari se si tratta appunto di una cosa lavorativa anche interessato, l'aiuto, il sostegno di un qualcuno riuscirà a darti un'indicazione preziosa per rilasciare questa preoccupazione e per darti anche un indirizzo verso il quale muoverti, un indirizzo di vita, non un indirizzo fisico ovviamente. E questo ti potrà aiutare, pur se ciò succederà un pochino in ritardo nei confronti di quelli che sono i tuoi tempi. Quindi potrebbe passare magari, se stiamo parlando per dire di un'ingiunzione di sfratto o di un contratto che scade, qui stiamo parlando magari di un qualcosa che arriva proprio quasi in sovrapposizione. Se parlano, però ecco, arriva un po' più tardi, ma è una gioia, vero, rispetto a quelli che sono le tue aspettative. Però comunque arriva. Può essere anche un rinnovo di un contratto, non deve essere necessariamente, o il rinnovo di un affitto, o appunto l'ampliamento di un locale. Quindi si lega molto anche alla prima, questa è molto simile, ma potrebbe essere anche una situazione del genere. Se la tua istanza principale è quella di amore, io qua ce ne vedo poco, magari sarà il terzo dono, però sembra che qui ci sia molta più accortezza, molta più attenzione verso quella che è la propria dimensione personale. Quindi in realtà forse in amore hai già chi ti completa, o forse non stai cercando nessuno in questo momento. E quindi di conseguenza qua c'è comunque eventualmente un qualcuno che potrebbe avvicinarti e darti in parte il calore che cerchi. Però io ce la vedo proprio, se proprio devo parlare di amore, io ci vedo molto più il discorso lavoro o il discorso di una tappa che devi fare, quindi appunto un contratto, un rinnovo di un contratto di lavoro, eccetera, eccetera, che arriva in ritardo sulle tue aspettative, ma grazie al quale puoi rilasciare un periodo di tensione. Veniamo al terzo dono che ti verrà fatto questa estate 2022. O il terzo evento.
che caratterizzerà l'estate del 2022 per te che hai scelto la variante del diaspro rosso. Il 10 di coppe, il 3 di coppe, il re di denari. Allora, qui invece si parla proprio di amore, si parla proprio del ritrovarsi con qualcuno. Perché ti parlo del ritrovarsi? Che non deve essere necessariamente un ex, perché qua c'è un 3 di coppe, quindi è un qualcuno che abbiamo rilasciato. E può essere con questo 10 di coppe che si percepisca quanto questa persona è importante per noi e si scelga di darsi o di dargli una possibilità. Il re di denari è proprio colui che valuta le possibilità, colui che dà anche le possibilità. Il momento di massima potenza del re di denari è intorno alla primavera. La sua energia perdura fino a giugno-luglio, poi comincia a decadere un po', quindi questa cosa non è nemmeno tanto lontanissima, secondo me. Il 10 di coppe è una carta di compensazione, una carta di equilibrio interiore, una carta di armonia, ma anche una carta di fama, di riconoscenza, di capire quanto una persona ci risuona. Il 3 di coppe è il riposo. Quindi se il riposo mi esce in avverso, vuol dire che qui c'è da darsi da fare con una persona che abbiamo capito che ci risuona. Ora, qui non mi sta dicendo che per te parte una nuova storia d'amore o che se hai già una storia nuova di amore qua c'è un qualcuno che si infila. Qui mi sta dicendo che tu valuti l'ipotesi di dare la possibilità a qualcuno, che è diverso dal dire inizia una storia. Qua c'è un riprendere i contatti con un qualcuno che magari improvvisamente ci si rivela per essere una persona al quale o alla quale siamo particolarmente attaccati. E quindi c'è una possibilità in più per il nostro futuro a livello relazionale. L'avvicinarsi a qualcuno, il ritrovarsi con qualcuno, il trovarsi con qualcuno che magari fa già parte della nostra vita da tempo ma che non abbiamo mai considerato sotto un aspetto più intimo, e quindi di conseguenza il dare e darsi soprattutto una possibilità in più in amore alla luce di un momento che riteniamo essere comunque importante per noi, perché magari stiamo ripensando un po' tutta la nostra dimensione affettiva. Però questa persona è già presente nella tua storia affettiva, sia a livello amicale sia a livello di partner. Io ci vedo più una persona con cui non hai mai avuto una storia, però tutto è possibile. Vediamo un pochino che cosa vuol dirti invece l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom. Questo è il riassunto della variante numero 2. Sarà un'estate dinamica, piena di occasioni da prendere, ma devi farlo con leggerezza, lasciando fluire, senza farti spaventare dal peso di una o più situazioni. Il primo dono sono lavori di ristrutturazione o accordi per una eredità che saranno al centro della stagione estiva. In alcuni casi potrebbe essere anche la scelta di trasferirsi, oppure se stai vivendo con la famiglia il desiderio di rivendicare la propria autonomia. Per alcuni questi lavori sono di tipo spirituale, quindi il recupero di rapporti familiari precedentemente compromessi. Infine, per alcuni, l'ampliamento dell'attività lavorativa è possibile, con particolare attenzione a quello che è il mondo virtuale, quindi gli store online, eccetera, eccetera. Il secondo dono è una scadenza contrattuale o una necessità impellente che tardano a sbloccarsi. Bene, si sbloccheranno anche grazie all'aiuto di una o più persone che ti daranno un'indicazione preziosa, un suggerimento prezioso. Grazie a questa indicazione, pur se arriverai in ritardo rispetto a quelle che sono le tue aspettative, potrai rilasciare un periodo molto denso di preoccupazione. Il terzo dono. Sceglierai di dare la possibilità a qualcuno di entrare in maniera maggiore nella tua vita. Un amico, un'amica, oppure un corteggiatore, una corteggiatrice. Un qualcuno che vibra alla tua stessa frequenza, ti porterà molto leggerezza
e te ne renderai conto proprio in questa stagione estiva. È una persona che già conosci, ma non necessariamente è legata a quello che è l'ambito sentimentale. Può essere semplicemente, ti ripeto, un amico, un'amica. L'estate del 2022 ti porterà in dono la possibilità di scegliere per te stesso, per te stessa, con serenità e senza dover necessariamente cercare di compiacere tutte le persone attorno a te. È caduta da sola, quindi la guardiamo. Eris, discordia. Vedi, è molto simile alla carta qua. È una carta di scelta, devi fare una scelta, devi scegliere di varcare la soglia, come diceva questa carta del faggio. La carta di Eris, come vedi, ha una mela d'oro. Nel mito doveva scegliere tre dee e doveva scegliere a chi dare la mela d'oro. Forse tu stai vivendo una situazione che ti appartiene in parte. Il matto che vuole sistemare le cose nella sua vita domestica o nella sua vita lavorativa, la seconda opportunità, il secondo dono, scusami, che ci parla di un qualcosa che sentiamo un po' come una spada di Damocle che dobbiamo risolvere. La terza, il coraggio di presentarsi a qualcuno, di riconoscere che qualcuno fa parte o meno della nostra... Insomma, quanti dubbi hai, quante sovrastrutture, quanti muri ti stanno frenando, stanno... Perché vuoi muovere il passo in sicurezza in un pantano dove sai che comunque non andrai lontano? Discordia ti dice scegli a quale parte di te dare un'opportunità, libera quella più facile, più leggera, più quella che sa godere la vita. Dai a quella parte lì la mela d'oro e leggila come guida nella tua vita, perché fondamentalmente alla fine è la tua percezione delle cose che cambia e anche che influenza gli eventi, in particolare per quanto riguarda la seconda e la terza delle tre opzioni che abbiamo visto, ma anche la prima fondamentalmente. Un matto è colui che alla fine vuole sdoganarsi da una situazione perché c'ha una visione tutta sua, forse non è condivisa dalle persone che ha intorno e magari è più legittima di quella delle persone che ha intorno. E nella seconda è uguale, cioè alla fine stai guardando ad una spadone di Damocle senza vedere che magari c'è già chi intorno a te può aiutarti, può darti uno sprone. E nella terza è identico. Magari stai guardando a milioni di potenziali partner, eccetera, senza capire che accanto a te chi, che ci sia già e gli dai un'altra possibilità, o che sia una persona che comunque già conosci, alla quale scegli di dare una possibilità, stai vedendo le cose da una prospettiva sbagliata. E il dono principale di quest'estate sarà proprio il varcare la soglia, il riuscire a ribaltare la concezione che hai di te stesso, di te stessa e delle opportunità che ti si presentano e di capire quando e come puoi tendere la mano per cogliere tu la mela d'oro e anche per gustartela quando vuoi, quindi per offrirla alla parte di te che ritieni più giusta. Quindi devi solo scegliere e devi eliminare un po' questo senso di discordia, di paura di sbagliare, che ti fa alla fine ti confonde e basta, devi rilasciarlo, non ti serve a niente. È solamente discordia, questo ti sta dicendo la carta. Bene, io ti ringrazio per aver visto questa versione, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passo alla variante numero 3. Variante 3 di Aspro Fasciato. Vediamo per te che hai scelto la variante 3. Quale sarà l'energia più importante, l'energia che caratterizzerà l'estate del 2022? Quale sarà l'energia che caratterizzerà l'estate del 2022?
per te che hai scelto la variante 3 del diaspro fasciato. Il pioppo tremolo. Dov'è che ti senti carente? In amore, nel lavoro, nel denaro, nella fortuna, nelle possibilità? Il mondo attorno a te è pieno di opportunità. La carta del pioppo tremolo ci dice che attorno a te fioriscono un sacco di opportunità. Devi solo accettare di condividere una visione corale della vita, ma anche di metterti in gioco. La carta fa pensare che la tua estate sarà ricca di opportunità che vengono da persone, situazioni che magari anche non conosci al momento, ma che ti portano una crescita nel nome di un impegno corale. Questo cosa vuol dire? Che probabilmente sarà un'estate nella quale dovrai anche forse spostarti, dovrai forse darti da fare, dovrai forse un pochino cercare di colmare queste carenze che ti riconosci, e ci riuscirai, perché comunque capirai che nonostante quella che può essere una sfiducia o nelle tue possibilità o negli altri, quest'estate ti offrirà tante opportunità per colmare le tue carenze. Cerchi una relazione, cerchi un lavoro stabile, cerchi una sicurezza economica, cerchi la realizzazione dei tuoi sogni, cerchi le possibilità che magari fino ad oggi non hai avuto per esprimere appieno i tuoi talenti. Quest'estate arriva tutto. Però devi avere una visione corale delle cose, ovvero devi capire che il mondo attorno a te non è cattivo, non è un luogo dove tutti sono orientati a fregarti, a succhiare la tua energia. Insomma, non è un luogo così terribile come tu magari lo potresti percepire, anche fosse solo in un ambito, per dire, ho vissuto una relazione che mi ha distrutto, non mi aprirò più. No, non è vero. No, quest'estate ti farà cambiare idea. Vediamo un pochino i tre doni o eventi principali dell'estate del 2022 per te che hai scelto la variante 3 del diaspro fasciato. Tre eventi o doni principali per te che hai scelto la variante 3 del diaspro fasciato per l'estate del 2022. Il primo sarà il 5 di coppe, il 3 di denari, la giustizia, il riequilibrio di una situazione che ti ha fatto soffrire, un qualcuno che si pente, che torna indietro. Il 5 di coppe è il ritorno di una persona cara o di una persona che ci è stata cara. Il 3 di denari potrebbe essere una persona che ti ha tradito le tue aspettative. È una carta molto positiva, ma io devo vederla in posizione avversa, quindi devo vedere un po' il suo lato, diciamo, scuro, fra virgolette. L'arcano del 3 di denari può rappresentare anche dei problemi economici o dei problemi materiali o magari dei progetti che rallentano. Ma accanto a un 5 di coppe, che è la necessità di chiudere un periodo precedente alla luce di un pentimento e di aprirsi alle mille opportunità, mi fa pensare che se anche così fosse, la giustizia, che è una carta che ti dice appunto di considerare le mille opportunità, di considerare che cosa ti nutre, di considerare quello che è il tuo punto di vista, anche proprio in una causa se fosse, anche se ce la vedo poco, ti dice che comunque tutto si sta riequilibrando. Se fosse veramente un qualcuno che ti ha fatto soffrire e che comunque ti ha parlato di, ti ha messo in condizione, scusami, di dover rimpiangere un periodo precedente, di doverti dire ma perché mi sono buttato in quella storia, ma perché questa persona, ma come mai, ma la situazione si va a chiudere e si ha un livellamento, una giustizia. Quindi è il rilascio anche qua di una situazione. Io ci vedo molto le scuse di un qualcuno del passato, ma può essere anche
le scuse, fra virgolette, di un fato che ti è stato avverso in questi ultimi tempi, che di fronte magari a quella che è una tua carenza va a darti occasioni per colmare. Ora, è molto difficile, bisogna proprio stiracchiarla la lettura così, eh? Però ci può stare. Io qua ci potrei vedere le scuse di un qualcuno, che poi in realtà non deve essere un qualcuno necessariamente legato alla sfera sentimentale, può anche essere un qualcuno che ti ha magari penalizzato in ambito lavorativo. E quindi un qualcuno, grazie al cui intervento, tu hai dovuto perdere un'occasione oppure dei soldi. E quindi magari poi ti sei trovata in difficoltà. O qualcuno magari che ti ha anche chiesto dei soldi, poi non te li ha restituiti. Bene, questa situazione si va ad equilibrare. Perché tu stesso, cambiando energia, cambiando approccio, capendo che comunque alla fine quello che doveva essere era, ti poni energeticamente in condizione di livellare e quindi di riequilibrare una situazione che nel passato ti ha causato questo disagio, anche questo senso di pentimento. In altra accezione è un qualcuno che si pente e ti chiede scusa. Questo è il primo dono. Vediamo un po' il secondo dono o evento. Importante dell'estate del 2022. Quale sarà per te che hai scelto la variante numero 3 del diaspro fasciato? Primo evento, il secondo evento importante per te che hai scelto la variante 3 del diaspro fasciato. In positivo, ovviamente. Allora, l'asso di bastoni, il 2 di bastoni e il fante di denari. Allora, qui anche qui si parla, secondo me, invece di lavoro, più di possibilità lavorative. Vuoi un nuovo inizio, vuoi cambiare lavoro, vuoi avviare un progetto, oppure magari ti è stato proposto di avviare un progetto. Un 2 di bastoni in contrario ci racconta di un dubbio che ti corrode. Quanto in realtà sei adatto, quanto lo vuoi, quanto sei adatta, quanto ti frena il dubbio di poter riuscire a realizzare una tua ambizione. Oppure potresti avere un contratto in corso che non ti piace, che non ti soddisfa, che non ti dà ciò che chiedi, o una causa legale in corso con una persona priva di scrupoli, una persona che comunque tenta di ferirti. In tutte e tre le situazioni tu hai le carte in regola per riuscire. E in tutte e tre le situazioni la burocrazia, una lettera, una comunicazione, un contratto, uno studio, una nuova legge che viene fatta o comunque quello che è un qualcosa di scritto, anche un messaggio, una mail, ti aiuterà a migliorare e a darti un'opportunità in più per riuscire a portare a termine un tuo progetto lavorativo oppure a migliorare la tua dimensione lavorativa o a vincere una vertenza, una causa, un qualcosa che ti sta comunque o ti starà bloccando, preoccupando, insomma starà un po' mettendo alla prova quella che è la tua stabilità interiore, quindi comunque quello che è la tua sicurezza. Ecco, in questo caso ci vedo molto proprio una comunicazione molto positiva per quello che è un tuo progetto di lavoro oppure una richiesta, una vittoria di una causa legale o una vertenza, un qualcosa che ti permette di imporre quella che è la tua volontà, ma anche di iniziare a creare qualcosa. Il fante di denari mi rappresenta la scrittura. Se hai un libro come me, che tra l'altro sta per uscire in corso, sarà l'estate buona per riuscire a pubblicarlo.
se stai scrivendo un libro, ma è anche la carta dello studioso, quindi sarà l'estate nella quale tu studierai una nuova soluzione ad un problema che ti ostacola, oppure che qualcuno, un legale, appunto un commercialista, la studierà, te la proporrà e ti aprirà un ventaglio di possibilità completamente nuovo. È come se tu ti sentissi o ti sentirai quasi un, appunto, un germoglio in potenza, una che può fare tutto, però avessi un po' questa oppressione di questo potere sopra. E quindi per questo mi è venuto da pensare a una causa legale. Ma potrebbe, ti ripeto, anche essere un'avvertenza, oppure un qualcuno che ti opprime. Grazie appunto a una comunicazione tu riuscirai a liberarti, a sdoganarti di questo gioco. In altra accezione mi viene da dirti che qua potresti essere tu ad autolimitarti. Ovvero potresti essere tu il tiranno che si impone e non crede nelle sue possibilità. Il fante di denari è anche in effetti una persona che si demotiva facilmente. Quindi potresti avere dei riconoscimenti da quel mondo che tu vedi così ostile, che percepisci così ostile. E in questo caso, per il fatto che questi riconoscimenti ti daranno maggiore linfa, maggiore grinta, maggiore verve, riuscire anche a comprendere che forse il tuo valore va ben oltre quello che tu ti dai, magari per quelle convenzioni delle persone intorno a noi che ci hanno un pochino sminuiti, che ci hanno non vali nulla, non fai qui, non fai là. Invece in realtà qui potrebbe essere una notizia, comunque sempre di una notizia si tratta, o un riconoscimento che ti va a far capire il tuo valore nonostante tu non abbia più fiducia in persone o situazioni. È comunque sempre una comunicazione. Vediamo al terzo dono di questa estate 2000. Per ora è la migliore delle tre. Vediamo il terzo che cosa ci dice. Quale sarà il terzo importante dono o evento dell'estate 2023 per 2022, se no si corre troppo, per colui o colei che ha scelto la variante del diaspro fasciato. L'imperatrice, ullala, qui si parte alla grande, direi. La giustizia. E il 9 di bastoni. Il 9 di bastoni è una carta che si associa alla grande energia, al fare, ma anche a una ipersensibilità che rasenta la chiaroveggenza, un po' quel sapere le cose per via intuitiva e la forza nelle avversità, ma è comunque una carta che parla di fiducia. Con un'imperatrice io ci vedo molto la dimensione emotiva, anche la giustizia potrebbe parlarmene, perché la giustizia è carta principalmente di tutto fuorché di giustizia. Il concetto di giustizia viene dopo, principalmente una carta di nutrimento e di riequilibrio e anche di vincolo con qualcuno, di solito è la carta che mi rappresenta il matrimonio. Ora, un'imperatrice accanto a una giustizia potrebbe parlarmi di una possibilità, se sei single, di trovare chi ti risuona, anche se in realtà non ti vedo sbloccare subito. Se invece sei in coppia potrebbe parlarmi della possibilità di riuscire a rafforzare, a fortificare un po' quella che è la tua dimensione di coppia, ma anche del fatto che in alcuni casi potrebbe avviarsi una gravidanza, oppure potrebbe avviarsi quella che è un sensibile miglioramento in termini appunto di trasferimento, di convivenza. Insomma, qua c'è un sensibile step nella situazione emotiva con un'imperatrice che ti porta a un miglioramento alla luce della conoscenza di una persona o del, se sei single, o del rafforzarsi della dimensione di coppia. Ma se dovessi vederci il lavoro, peraltro non lo vedrei tanto scisso dalla dimensione sentimentale per alcuni,
potrei dirti che qua c'è una, diciamo, un'idea, un progetto che troverà chi ti darà l'opportunità, chi ti darà magari anche i fondi, soprattutto se lavori nel campo creativo della comunicazione. Quindi qua potresti avere un'esplosione di creatività con questa imperatrice che magari per una giustizia avversa ha però orizzonti un po' limitati, magari mancanza di fondi, magari mancanza di possibilità, magari mancanza anche di tempo. Ecco, qua tu ispirerai fiducia a qualcuno e ritroverai la fiducia in te. Quindi tutto sommato è un'estate dove in potenza qua può nascere un universo. L'imperatrice è una carta di una creatività anche che, pur essendo in potenza molto ampia, non ha ancora trovato lo sbocco. E questo non necessariamente perché l'imperatrice non voglia trovare lo sbocco, ma perché magari semplicemente appunto non ha mezzi per farlo. Un grande sogno prende corpo quest'estate. Devi crederci, devi dare fiducia a chi ti si pone come aiuto concreto per quello che è il tuo divenire. In alcuni casi potrebbe essere una donna che viene in tuo soccorso o che comunque conosci e diventa importante per te. Se sei uomo e single, con questa donna potresti anche andare ad intessere una relazione, perché ti ripeto, la giustizia potrebbe anche rappresentarmi il fatto che tu andrai a intessere una relazione con qualcuno sul luogo di lavoro o comunque in un progetto legato a quella che è la tua dimensione lavorativa. Il 9 di bastoni è anche l'imparare a dire di no. Che cosa significa imparare a dire di no? Significa che se d'ora in avanti in una relazione, in un lavoro, in un progetto, in un'idea, in un accordo, in un qualcosa ti vengono poste delle condizioni che non ti soddisfano, non sarai più tacitamente asservito o asservita a quelle che sono queste condizioni, ma imparerai a rivendicare quella che è la tua importanza, a dare valore a te stesso, a te stessa. E quindi questa imperatrice posso vederla anche come la genesi di un nuovo te. Dipende dalle istanze che hai. Se stai pensando all'amore, c'è una nuova conoscenza, ti ripeto. E anche in questo caso devi scegliere di darti questa opportunità, di darti fiducia. Se stai pensando al lavoro, c'è chi investe su di te. Però devi essere tu il primo o la prima a crederci. Il potenziale lo hai, il riconoscimento arriva. L'investitore per questo tuo progetto, per questa tua idea, arriva. L'investitrice, perché secondo me qua è una donna. Però tu devi crederci e devi soprattutto imparare qual è il tuo valore. Se questo investitore arriva e ti dice ti do 1000 euro e lavora 20 mesi, anche no. Non devi accettare e dici ma poi c'è un domani. No. Il tuo valore è ben altro e merita di essere remunerato in maniera adeguata. Così come se tu conosci una persona con la quale magari si instaura un qualcosa, ma magari questa persona con una giustizia ti impone un certo iter, quindi vuole subito la convivenza, vuole fare i passi, impara a dire di no, impara il tuo valore. Questo è uno dei doni più importanti che siano usciti in tutta la lettura. L'ho detto che la carta 3 è bella. Hai un'estate ricca di opportunità, ricca anche di persone che vengono proprio a riconoscerti il giusto tributo in termini di importanza. E quindi fondamentalmente devi imparare appunto avere una visione corale, come ti dicevo prima, come ti dice la carta. Capire che tutto ha un fine, tutto quello che arriva ha un fine. E capire anche che il mondo attorno a te non è sempre brutto, non è sempre un mondo che tende a fregarti. Oddio, nella maggior parte dei casi sì, io sono anche un po' misantropo. Io ci starei bene qua, questa lettura. Però che ci sono anche persone che veramente vogliono aiutarti. Quindi anche nei loro confronti, pur mettendo dei sani paletti, cerca di aprirti, cerca di darti una possibilità e di riconoscere qual è il tuo valore, in modo che poi, nel momento in cui altri arrivano a ricordartelo con proposte sia sentimentali sia lavorative, tu sappia bene che cosa vai a
vendere, fra virgolette. E questo è un dono molto bello, perché non bisogna mai svendersi. Nemmeno vendersi, soprattutto in amore, è bruttissimo. Però riconoscere il proprio valore, sì. Questo è molto importante. E la sottile linea di demarcazione fra il vendersi e il concedersi, per esempio, che mi piace di più, è comunque molto sottile. A volte siamo convinti di concederci, invece ci stiamo vendendo. Soprattutto nelle relazioni. Quindi tu capirai il tuo vero valore e magari né ti svenderai, né ti venderai, ma ti concederai a patto che. E questo è molto importante. Quindi per te arriva il momento in cui diventi anche molto razionale, molto fiducioso in te stesso e anche nelle mille, o in te stessa, e anche nelle mille opportunità che il mondo quest'estate ti aprirà, perché te ne aprirà veramente tante. Direi che questa è la terza lettura e la migliore delle tre. Allora, vediamo un po' l'Ancient Feminine Wisdom, che cosa vuol dirti? Questo è il riassunto della variante numero 3. Nell'estate 2022 maturerai una visione più corale delle situazioni attorno a te e ciò ti farà aprire molte nuove opportunità. Sono previsti anche spostamenti in quest'estate. Il primo dono, qualcuno potrebbe pentirsi di averti ferito o ferita, oppure tradito o tradita in passato e ti presenterà le sue scuse. In altri casi invece si tratta della chiusura di un periodo precedente che per te è stato molto difficile proprio a livello di interiorità, ma questa chiusura passa comunque per un pentimento. In questo caso il pentimento è il tuo, un rilasciare il senso di colpa per aver fatto in passato scelte sbagliate, ma che ormai non devono più inflazionarti la vita. Il secondo dono, nonostante le tue paure, oppure magari i tuoi blocchi, un progetto o la tua attività lavorativa decolleranno, dandoti molte soddisfazioni. In alcuni casi una causa con una persona che è una persona senza scrupoli, anche molto fredda, si risolverà a tuo favore. Una comunicazione, un messaggio o la proposta di un contratto o di un rapacificamento, se si tratta di una causa, si riveleranno estremamente positive per il tuo futuro, per la tua crescita. Se hai progetti legati alla scrittura oppure alla burocrazia, questa è l'estate giusta per riuscire a vincere la sfida. Un riconoscimento del tuo valore ti farà comprendere tutto il tuo potenziale. Il terzo dono, se sei single, una nuova conoscenza legata al tuo ambito lavorativo o a quelle che sono le tue passioni ti inviterà ad aprirti ad una nuova esperienza sentimentale. Per alcune coppie invece è possibile incrementare la loro situazione avviando una convivenza oppure addirittura per alcuni anche mettendo in cantiere una gravidanza. Se lavori nel campo della comunicazione potresti avere un importante sblocco creativo. A questo sblocco seguirà un sostanziale aiuto anche economico da parte di qualcuno, in particolare una donna, che ti aiuterà a realizzare i tuoi progetti. Sarà un'estate nella quale comprenderai il tuo valore e ti avvierai a consolidare la tua stabilità materiale in modo definitivo. Temis, giustizia. Beh, direi che è uscita anche prima, è una carta che parla appunto di riequilibrio. È la saggezza di una giustizia imparziale, quindi le situazioni che vengono ad essere risolte, il soppesare i vecchi sentimenti in relazione col nostro vissuto odierno, quindi anche il saper valutare, appunto come ti dicevo, quanto le vecchie fregature un po' ci influenzano ancora nelle scelte. La giustizia è duale, istintiva, quindi viene dalla sfera dei sentimenti, ma anche razionale, promuove la ragione e il diritto. Devi trovare un equilibrio fra queste due cose. Magari a livello istintuale non ti fidi, come dicevo prima, e quindi sei rimasto scottato, scottata da esperienze precedenti che ti hanno segnato o segnata, e in questo caso però razionalmente vorresti andare avanti. Ecco, devi trovare un equilibrio fra questa sfiducia che in questo momento hai verso il mondo e invece la fiducia che quest'estate ti chiederà di darti e di dare.
e sarà comunque molto costruttiva. La giustizia è sempre un riequilibrio, anche nelle carte dei tarocchi, ti ho detto prima, è giustizia in termini di legge in ultima analisi, prima è nutrimento, è riequilibrio, è matrimonio, insomma è tutto quello che comunque si costruisce con un'attenta analisi, ma anche ascoltandosi, cerca di ritrovare il tuo equilibrio interiore, ti dice la carta, perché alla fine è quello che poi ti aprirà anche tante possibilità. È una bellissima variante la terza, veramente la migliore di tutte e tre. Io ti ringrazio per averla seguita, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passo ai saluti finali. Tre varianti ci hanno raccontato quali saranno i doni che l'estate del 2022 ci porterà. Come ti ho detto nell'introduzione, sono doni che ci siamo guadagnati con la nostra consapevolezza, con il nostro cammino interiore, con la recettività a un certo tipo di energie. Quindi sono tre doni che sono diretta conseguenza del nostro cammino, della nostra crescita. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, ti do appuntamento al prossimo video della Lucerna di Cronos e ti ricordo anche che da oggi, ad ogni passaggio del mese, la Lucerna realizzerà 12 video brevi dedicati ad ognuno dei 12 segni zodiacali per guardare le influenze delle energie del mese successivo, in questo caso giugno. Quindi stiamo facendo i 12 segni in relazione al mese di giugno. Quindi gli appuntamenti sono per il prossimo video e per i video dei segni tutte le mattine alle ore 9 sul canale YouTube della Lucerna. Ciao! Condiremo la lettura con il Nefertari Tarot e infine ho sbagliato perché ho detto al contrario le pietre. E questi tre momenti che convenzionalmente chiameremo doni, vaffanculo. Il dono potrebbe concedere quella lavorativa oppure quella della crescita personale. Insomma, andremo in due. Erano tre varianti molto particolari ed erano anche le minchie. Mancare perché ogni mattina per un cazzo